importanza è la serie di armi da caccia germaniche, tutte realizzate con intarsi in avorio, osso e altri materiali preziosi. E con una decorazione molto ricca, erano armi molto costose, sicuramente destinate a una committenza di elite. Sono tutti archibugi, fucili a ruota, con un meccanismo che veniva caricato e che faceva girare la ruota, che vedete al centro del meccanismo, e veniva avvicinato poi alla ruota il cane che teneva una pietra focaia che faceva sprigionare le scintille che poi davano fuoco alla polvere e quindi permettevano all'arma di sparare. Una serie, come ho detto, importantissima. C'è anche una balestra al centro, caricata a martinetto, con uno strumento che permetteva di tendere l'acciaio che forma l'arco della balestra. Una serie molto ricca, che fa da pendant alla serie di armi e armature lombarde del Cinquecento. Nella vetrina centrale sono esposte le armi personali di Gian Giacomo Pontefezzoli, le armi quindi che lui utilizzava e che erano state realizzate appositamente per lui. E in particolare una coppia di pistole da tiro al bersaglio, già intese come pistole da duello, ma invece erano da tiro al bersaglio perché avevano anche alcuni accorgimenti che ne aumentavano la precisione, come la rigatura della canna e il traguardo per il puntamento, che erano vietate per i duelli. Quindi Pontefezzoli non era un personaggio bellicoso, ma evidentemente si divertiva soltanto a tirare nella sala d'armi con queste pistole. E hanno una bellissima decorazione sia nell'impugnatura in legno che sul metallo della canna, e recano la firma di Carlo Maria Colombo. Carlo Maria Colombo è stato un grande armaiolo milanese, a più riprese premiato per le innovazioni tecniche che lui aveva introdotto nelle armi, e anche capace di realizzare delle decorazioni raffinatissime. Era anche antiquario, restauratore di armi antiche, ed è, come risulta dalle fatture di pagamento, stato lui il principale fornitore delle armi e armature antiche della collezione Pontefezzoli. Queste pistole recano uno scudetto sul dorso con le iniziali GP, Giacomo Poldi, conferma appunto che si tratta proprio di pistole realizzate per Gian Giacomo Pontefezzoli. E anche per Pontefezzoli è stata realizzata la doppietta, che è alle mie spalle, raffinatissima, con una bellissima decorazione sul calcio, con un leone e un drago, e anche una raffinata decorazione sul metallo, sul grilletto, sul ponticello, per esempio, sul cane. E anche questa doppietta, sotto il ponticello, reca le iniziali del cognome di Pontefezzoli, PP, al di sotto di una corona. Un'arma raffinatissima, con una decorazione che ricorda quella anche di alcune sale del museo, in particolare ancora le porte della sala nera mostrano una decorazione intagliata nel legno di noce che presenta diverse affinità con quella di queste armi. È anche molto bella questa carabina da tiro al bersaglio, che non reca le iniziali di Pontefezzoli, quindi forse non realizzata appositamente per lui, però sicuramente si inserisce in questo gruppo di armi eseguite da Carlo Maria Colombo, e raffinatissime sia dal punto di vista tecnico e per la ricca decorazione che è dispiegata su di esse.